L'isola dei famosi, Alessia Marcuzzi umiliata da Striscia la Notizia, ecco come. Alessia Marcuzzi viene umiliata da Striscia la Notizia? Ecco cos'è successo. Il tema del Cannagate Hall cancelletto Isola dei Famosi 2018 continua ad essere uno dei più chiacchierati e discussi a Striscia la Notizia. Il TG satirico di Antonio Ricci in queste ultime settimane ha mostrato al pubblico molti servizi su questo scandalo che ha visto coinvolto Francesco Monte ma anche Eva Enger che ha accusato l'ex naufrago di aver fumato canne di marijuana in Honduras. Nei servizi di Striscia la Notizia, però, è stata tirata in ballo anche la conduttrice cancelletto Alessia Marcuzzi, che in un primo momento aveva ammesso di essere all'oscuro di tutta questa vicenda. Alessia Marcuzzi umiliata da Striscia la Notizia dopo il Cannagate. In realtà, però, è emerso che la produzione del cancelletto Isola dei Famosi avesse saputo prima della confessione in diretta di Eva Enger che era successo qualcosa del genere e da quel momento in poi è cominciata la crociata di Striscia la Notizia nei confronti della conduttrice e anche della produzione stessa del reality show in onda su Canale 5. Nel dettaglio abbiamo visto che la Marcuzzi è stata soprannominata Pinocchia e Svicolone e in queste ultime serate abbiamo visto che è stato trasmesso uno spezzone della sitcom Così fan tutte con protagonista proprio la conduttrice dell'Isola dei Famosi, dove la vediamo alle prese con un wurstel gigante che maneggia tra le mani e la bocca. Bufera su Striscia la Notizia. Ebbene la riproposizione di questo filmato a Striscia la Notizia ha scatenato non poche polemiche sul web e sui social dove abbiamo visto che in moltissimi hanno mosso il dito contro la trasmissione dell'Access Prime Time di Canale 5, sostenendo che in questo modo non fanno altro che umiliare la Marcuzzi e offenderla come donna. Effettivamente mandare in onda quel filmato della Marcuzzi alle prese con un wurstel in una sitcom comica durante i servizi di Striscia la Notizia incentrati sul Cannagate non è stato proprio cortese né tanto meno elegante nei confronti di Alessia. Anche un giornalista di chi in queste ore ha postato su Instagram un duro messaggio contro la trasmissione di Canale 5, sostenendo che in questo modo non fanno altro che alimentare quel clima di odio che già c'è in rete nei confronti della conduttrice dell'Isola dei Famosi, quasi come se avesse una colpa in tutta questa vicenda. Il duro sfogo social del giornalista di chi è stato condiviso e repostato anche da diversi personaggi famosi, tra cui Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.